primo tempo tra From Naples contro Sampdoria, partita che vede in vantaggio i ragazzi di Capitan Addeo. Andiamo da Corporente, difensore del, della Sampdoria. Sì. Corporente, 3-2 per gli avversari, tutto sommato state giocando un buon primo tempo, peccato nel gol nel finale. Sì. Che abbiamo un pochino spezzato le gambe. Sì, stiamo giocando benissimo, abbiamo avuto almeno 9-10 occasioni di gol, sono nel primo tempo. Molto sfortunato, abbiamo sbagliato un sacco di gol, però dobbiamo continuare così, stiamo giocando bene. Cosa c'è da migliorare secondo te? Un po' più di attenzione, però comunque sono sempre i primi, sono i più forti, sono bravi a creare il gol. Dobbiamo stare attenti in tutta la partita. Va bene, in bocca al lupo. Andiamo da Marcello Addeo. Marcello, 3-2 per voi, diciamo non state giocando malissimo, forse diciamo, no, si aspetta qualcosina in più dalla capolista, però siamo un pochettino a corto di fiato, perché poi comunque mancano due pedini importanti, però per il resto ce la stiamo giocando. Anche Mario è una cosa importante, però. Vabbè, Mario comunque fa il suo, quel poco che fa comunque ci fa piacere. E nient'altro, effettivamente a noi contava poco, nel senso che già qualificati ce la stiamo giocando più per divertirci. Cosa c'è da migliorare secondo te? Niente, il portiere sta facendo il fenomeno, voglio che lo inquadri. Grazie. Anche il suono massimo. Anche il suono massimo, purissimi. Grazie. E Mariano fa sempre il solito, niente. Speriamo che vada bene. Va bene, in bocca al lupo Marcello. Ciao ragazzi. Siamo qui nel dopo partita tra From Naples contro Sampdoria, partita terminata 6-2 per il From Naples. Siamo qui con i due migliori in campo, alla mia sinistra Conte, alla mia destra Mastro Giovanni. Partiamo arrivati, abbiamo avuto un primo tempo, avete sprecato come ho detto tantissimo davanti alla porta, forse proprio per questo che oggi non avete portato il risultato. Sì, a casa. Sì, vabbè, loro sono i primi in classifica e se lo meritano, comunque hanno giocatori forti, attaccante fortissimo, quindi noi se non riusciamo a segnare abbiamo pagato comunque il fatto che non segniamo e non lo so, diciamo un vero peccato, non andiamo cattivi davanti alla porta, cioè, ci tiriamo così senza, un vero peccato perché comunque la partita si era fatta vincere. Vabbè, diciamo loro erano più forti, però abbiamo giocato per un buon periodo alla pari, poi loro sono usciti alla distanza, non siamo riusciti a segnare, loro hanno fatto i gol e giustamente hanno vinto, diciamo meritatamente hanno vinto. Vabbè, spero che comunque nelle prossime riuscite a migliorare. Speriamo, abbiamo la fase finale, cerchiamo di fare il meglio possibile come sempre. Vedete dove possiamo arrivare, quella è. Vuoi dedicare a qualcuno la prestazione? Beh, ovviamente al nostro amico Tony, che ci manca tantissimo e che spero di farmi presto quando potrà tornare a tornare insieme. Ciao. Siamo di Conte, una partita diciamo abbastanza equilibrata nel primo tempo, quindi in finale poi avete preso gamba e avete giocato bene. Anche loro hanno sprecato tantissimo e poi nel finale siamo andati di parecchio solo. Diciamo che già poi mancavano anche... sia il portiere però che è stato sostituito degnamente e poi Agato, Buonocore comunque... Diciamo, nonostante l'assenza è una bella vittoria anche sì, da sì, parte. Sì, speriamo che dalle semifinali in poi verremo tutti e... provarci l'ultima partita. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno la prestazione? Oltre alla squadra, il mio amico che ci avrebbe contro Gianni che non c'è più. Ciao Conte. Ciao ragazzi.